E fra poco comincerà il raccolto, avete detto, per cui come saranno le vostre giornate? Come va a essere il dia nella cosecia, il periodo della cosecia? Allora, Come va a essere? Che ha il vostro sbuono quando è quotidiano? cosecia? Quando si è esperta, comida, non comida, che un po' nel senso, la routine, questa pancia. Una routine laboral colombiana di un caficultore. 5 della mattina e tardi pieggia. 5, 4 y media de la mañana ya está de pie, va lo primero que va encima es agua. Entonces va uno a la ducha, se baña con agua fría, rica, deliciosa. Después toma un delicioso café colombiano. Ya a las 6 de la mañana ya un café, un caficultor, un recolector ya está en el lote, que si está lloviendo, ustedes ya le muestro. La pioggia? Ah no, è Si l'impacchettamento. está lloviendo, entonces uno llega y se coloca esta vaina que le decimos mulera en Colombia, donde mete el resto de la carne y Perfecto. a recolectar. La cabeza porque te sacrificó la cabeza. Un bel poncho. Attenzione. Non credo. Eccolo, perché se no non si vedeva la testa. Y se hacen unos pantalones se fabrican pantalones con plástico por dentro y a recolectar café. No interesa si llueve, si no llueve, si hace sol, si no hace sol. No, no, eso no interesa. Lo que interesa es que haya café y que el patrón pague bien y a recolectar. Bueno, a las. Aspetta, perché se no me lo scordo. Allora, prima di tutto uno si sveglia tipo 4 e mezzo, 5 e Molto bene. doccia fredda, A parte voi con ma l'una è fredda. non avete problemi con l'una a svegliarvi molto presto. Ma io mi sveglio alle 8, 9, la Vabbè, bimba allora. uguale. Europea, no? Dice sono europea e aspetto le 4 prima di fare il bagno. E quindi, prima di tutto, svegliarsi presto e doccia fredda, poi caffè colombiano. E dopo non importa se è bel tempo, brutto, eccetera, perché tanto piove e quindi se piove c'è comunque da andare nel campo a raccogliere. E si mette uno e il poncio di plastico lì, Lo abbiamo visto. quel foto. L'importante non è il tempo, quindi l'importante è che ci sia caffè e che paghi chi ti dà il lavoro, Certo. praticamente. Insomma, Ok, secondo senti, step. allora, domanda voi, le persone che raccolgono il caffè sono colombiani o sono persone che vengono da altre nazioni? E A parte gli italiani. in ese momento, sì, Italiani raccolgono hace poco, abbiamo visto. 3 años atrás eran solo colombianos y el recolector como tal se dedica a recolectar café, no hace nada más. Todo el año recolecta café porque Colombia todo el año produce café. Entonces, región Tolima, se produce café desde marzo a mayo, finales de mayo. Después de ahí salen para el Huila, después de ahí salen para el Antioquia, lo que es el eje cafetero, Caldas. Bueno, entonces, después, principios de año, se va para la Sierra Nevada. Bueno, en todo el año se puede recolectar café. Entonces, un recolector, eso hace. Él no de hierba, no quita maleza, no hace nada, sino solo recolectar café. Y disculpa, hace 3 años eran solo colombianos. Hoy en día, como tenemos la emigración, entonces venezolanos.
Vedi, Fino a sarà. 3 anni fa erano solo colombiani e chi raccoglieva, solo raccoglieva, quindi non facevano altri lavori e passavano tutto l'anno a raccogliere caffè perché si spostavano a seconda della regione di produzione, perché in Colombia tutto l'anno c'è produzione di caffè, però in diverse regioni, quindi loro si spostavano con la produzione. Negli ultimi invece 3 anni molti raccoglitori sono venezuelani perché hanno iniziato molto con diciamo, l'immigrazione. Capisco, capisco. Senti, prima vi ho interrotto, vi stavate raccontando in realtà la vita in piantagione, quindi sveglia molto presto e si raccoglie caffè comunque. E, beh, poi come si va avanti, a che ora si finisce o quali sono Vabbè, i... se il resumen sì, escucha, sé como le decía, entonces se levanta uno a las 4:30 de la mañana, va a la ducha, pega un baño con agua fría, Caliente. bien rica, toma un cafecito colombiano, se va a trabajar a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana se llega a la casa a desayunar. Tipo 8, se termina el desayuno, 10 minutos, 15 minutos, de una vez se sale para la plantación, se recolecta café hasta el mediodía, a las 12, se almuerza, muchas veces se toma un descanso de media hora, 1 hora, se procede otra vez al campo, hasta las 5, 4, 5, 6, hasta que ya no ven en el tajo cogiendo café en cosecha. Ok, quindi dopo la bella doccia fredda, il caffè, eccetera, si raccoglie caffè fino a circa le 8 di mattina, che è l'ora della colazione, e più o meno dura 10-15 minuti e si ritorna di nuovo nel campo. Poi il pranzo a mezzogiorno. Che dura, uno può decidere di farlo durare mezz'ora, un'ora, e poi continuano a raccogliere fino a buio, fino a quando vedono praticamente. Fino a che è possibile E distinguere, ok. questo anche scusa? Fino a che è possibile distinguere qualcosa. Sì, che per l'appunto verso le 5:30, 6, sì. In Colombia decimos depende del matado. Depende el recolector y depende qué tanto quiere recolectar. Entonces, una persona cuando recolecta y trabaja de más, te dice, uy, usted sí es matado, o sea, que labora mucho. Dicono mattado a una persona che raccoglie molto, che vuole lavorare molto. Quindi dipende da quanto una persona si vuole ammazzare nel campo, nel senso Quindi di. Matar Perché essendo rimane pagati quello. comunque a Quindi sì, ma perché è la cosa. Sì, lo so. il contratto decimo in Colombia. In Colombia se le dice contratto, dipende lo che recolette, así mismo gana. Cioè, si dice lavorare per contratto, ma intendono che a seconda di quanto raccolgono vengono pagati, È una specie quindi di più cottimo. raccolgono più guadagnano. Quello che in Italia si chiamava cottimo, perlomeno, un po' di tempo fa. Sì. Capisco, capisco. Qui abbiamo l'una veramente scatenata intanto, quindi anche lei ho l'impressione che dopo la doccia vuole la luce, eh? Dopo la doccia vuole la lotta. La luce, Senti. risposta della luce è la luce. La luce, sì. Sì, esattamente. Chiare la doccia. Entonces, ya uno terminando el día, entonces a las 5 de la tarde que llegan los trabajadores, 4:30, se hace la pesa, se recolecta el café, ya se acumula todo. Pasa uno, dependiendo cómo lo quiera procesar, si es para especialidad o para convencional. Si es para convencional, lo despulpan de una vez, como llegó el del campo, se procede al despulpar o a retirar la cereza. Ya al próximo día vuelve y le echa más café encima si quiere, o se lava a las 12 horas, 18 horas, se pasa al secadero, marquesina o camas africanizadas que llaman, y bueno, entonces ya depende cómo lo quieran procesar. A fine giornata viene pesato il caffè,
dipendendo se viene fatto caffè specialty o commerciale, viene poi spolpato subito, ad esempio, oppure anche unito magari a quello del giorno prima o del giorno dopo, e lasciato per circa 12-18 ore, 12-18 ore, no? Convenzionale. Sì, per il caffè lavato normale, e poi messo a seccare in serra, in African beds, proprio Ok. letti rialzati. Quindi mi sembra capire che la sera si finisce piuttosto tardi comunque. No, la tarde termina tardi. Cena sta tipo 5 y media en adelante. Entonces, 5 y media, 6, 7, 8 de la noche, la señora que está en la cocina termina su labor a las 8 y media, 9 de la noche, y se levanta a las 4 de la mañana. Ella la primera que se levanta y la última que se acuesta. La cena va tipo dalle 5:30 alle 8, e quindi, per esempio, chi sta in cucina, la signora diciamo che cucina, è quella che si sveglia prima e finisce più tardi. Si sveglia circa alle 4 e finisce verso le 8:30. È molto impegnata. Cosa mangiano i piantatori, i coltivatori, scusami, i raccoglitori, anzi? Bueno, aquí en Colombia depende de la región donde se recolecta el café y depende de la región, así mismo se come o se manja. Por ejemplo, Tolima. Tolima, lo típico del Tolima es en la mañana al desayuno es caldo. Un caldo de costilla, por ejemplo, calentado, taza de chocolate, calentado de frijoles del día antes, chocolate. Plátano asado, frito, huevo. Eso es el desayuno en el Tolima. Al mediodía, el almuerzo sancocho. Sancocho es donde se echa el plátano, la yuca, la racacha, la auyama y un pedazo de costilla o carne de la muca. Y ya la cena, todo en todas partes es frijoles, o alverjas o lentejas, pero no puede faltar ningún tipo de grano en la cena. Eso es lo que es región Tolima, ¿no? Si hablamos de la región de Antioquia, allá nunca le van a dar usted un caldo de costilla en la mañana. Siempre es calentado o arroz o una arepa grandota, chocolate y un huevo, no más. Al mediodía, sí, un sancocho, o en la noche, en la cena, frijoles y ya, para de contar. Quello che uno mangia dipende molto dalla regione. Quindi, ad esempio, nel Tolima, la colazione si fa con Luna scatenata. si fa con il caldo, che praticamente è brodo di costole di mucca, praticamente. Ok. E viene accompagnato da calientado, che è praticamente fagioli o comunque legumi che vengono cucinati il giorno prima, ricucinati con il riso, e una tazza normalmente Cioccolata, di vero? cioccolato. Benissimo. E platano e yuca. Ciao. Ah, e viene dato anche platano che uovo fritto, platano e arrostoli, come si dice, oppure Riso. fritto con la Bene. yuca. E invece il pranzo è normalmente il sancocio, che è carne con poi tutto un misto platano, zucca, patata Caccia. Aracacia, che non è intraducibile. Poi sì, misto tutto quello che c'è, lo Va tirano benissimo, dentro, però benissimo. no, Beh, molto perfetto. varia, no? Danese, altro è un'altra cosa, variano giusto? comunque a Sì. seconda del Ok, giorno. no. Vediamo che Luna è veramente arrabbiata, per cui vi voglio lasciare tranquilli, dai.